Buonasera, benvenute e benvenuti. Grazie per essere qui presenti con noi questa sera per questo momento di incontro, questo momento formativo che è offerto dal Centro Studi Bhaktivedanta ed offerto all'interno dei percorsi di formazione in counseling. Sono molto contento, lieto e grato di poter passare questo momento di condivisione con voi questa sera, per trascorrere questo momento di condivisione con voi su un argomento così importante, che è quello della comunicazione empatica. Il Centro Studi Bhaktivedanta, infatti, attraverso l'opera di Marco Ferrini, ormai da diversi anni è attivo in questo ambito, proprio per creare momenti di condivisione, di incontro, di relazione, attraverso insegnamenti e principi che sono basati sulla scienza dello yoga, che da millenni offre insegnamenti preziosi relativamente alla cura di sé e alla relazione con gli altri. È proprio per questo motivo che ormai da diversi anni il Centro Studi Bhaktivedanta offre dei percorsi formativi che aiutino a formarsi e a formare persone nell'ambito della relazione interpersonale ed interpersonale, ovvero per creare davvero benessere, quel benessere olistico che consente poi di crescere, che consente di creare relazione, che consente di creare contatto e condivisione, in modo tale da poter sviluppare sinergie, efficienza e autentica felicità, quella vera, quella che resta. L'argomento che desidero condividere con voi questa sera nasce naturalmente all'interno dei nostri percorsi di formazione, in counseling in particolare, e nel momento in cui abbiamo pensato all'organizzazione di questa serata, ho pensato soprattutto, proprio anche diciamo in virtù di altri incontri che sono stati fatti precedentemente, all'utilità di un percorso formativo anche per coloro che sono già introdotti all'interno del percorsi lavorativi. E quindi per tutti coloro che hanno a che fare con persone, che hanno a che fare con relazione, che hanno a che fare con l'altro, con l'incontro con l'altro. Infatti, la relazione, in quanto tale, è un bene estremamente prezioso e purtroppo oggi un po' trascurato. Oggi si pensa molto ai beni come il denaro, come la posizione sociale, come avere dei benesseri, dei beni di natura materiale e quant'altro in questo senso. E spesso si trascura il concetto di relazione. Il concetto di relazione invece è fondamentale, poiché è quello basilare, essenziale e fondante per creare poi tutti gli altri beni di natura più materiale. Ed è proprio su questo concetto che desidero incentrare la condivisione di questa sera, ovvero sull'importanza della relazione. E naturalmente nei limiti del tempo che ci diamo a disposizione, spero che vi arrivino dei concetti, dei principi, delle pillole, dei semi sui quali riflettere, e che se poi desiderate approfondire naturalmente potete trovare in noi delle possibilità di sviluppo in questo senso. Infatti, vedete, la relazione ha una natura essenziale fondamentale che basa soprattutto il suo concetto sugli aspetti di comunicazione e di empatia. Quindi possiamo affermare che la relazione è basata sull'empatia e sulla capacità comunicativa. Sono aspetti naturalmente che si collegano poi anche tra di loro e che, se compresi veramente a fondo, consentono poi di ottenere dei risultati di straordinaria efficacia nel proprio ambito professionale. Pensate ad esempio al contesto degli insegnanti o piuttosto che degli infermieri, dei dottori, degli avvocati o di tutti coloro che sono dietro uno sportello e che hanno a che fare con persone. Infatti, di fatto, l'essere umano ha come natura una base fondante sulla relazione. Siamo esseri che si relazionano continuamente attraverso i nostri familiari, attraverso l'ambiente lavorativo, attraverso il pubblico. Noi siamo relazione.
Come del resto, tutti gli esseri viventi sono relazioni. Ed è per questo che è importante quindi capire profondamente questo concetto e quindi capire come lo si può attualizzare con una modalità che possa essere efficace e che possa essere sinergica allo sviluppo personale e certamente anche materiale. Ecco, la comunicazione oggi, in questo senso, quindi all'interno del contesto proprio di relazione, è una comunicazione che è basata fondamentalmente su un paradigma che è difettoso e che è un paradigma sostanzialmente divisivo, un paradigma frammentato, un paradigma che è l'esito anche di, come dire, di anni di storia, di anni di sviluppo filosofico, sociale, anche scientifico, che ha portato a una modalità di vedere la vita e di relazionarsi alla vita in modo frammentato. Di fatto il modello frammentato, riduzionista e divisivo è quello prevalentemente vigente oggi. E questo naturalmente poi lo si può vedere come effetto in vari ambiti, tra cui appunto quello della comunicazione, in cui si manifesta in una modalità del tipo io vinco, tu perdi. È la modalità prevalente, quello di avere ragione, quello di, come dire, portare una posizione. In effetti la maggior parte della modalità con la quale le persone oggi comunicano sono modalità basate su posizione. Io ho una posizione, tu hai una posizione, cerco di far valere la mia posizione. Ed è questo un modello che alla lunga, sebbene possa far percepire, come dire, una modalità vincente lì per lì, perché pensiamo di poter vincere e quindi vincendo questo dà soddisfazione a livello interiore, in realtà alla lunga invece è un modello che ormai si comincia a comprendere, si comincia a capire che è un modello perdente. È invece importante osservare quanto sia fondamentale e a lungo termine maggiormente vincente un modello più unificante, non divisivo, ma di condivisione, di cooperazione. Un modello basato anche su una visione e su un'interpretazione della vita, dell'universo e quindi anche, perché no, dal punto di vista filosofico, che sia appunto unificante, in cui si percepisca l'unione tra i diversi aspetti della vita, tra i diversi ambiti della vita, tra i diversi esseri. E quindi un modello che trova anche una sua corrispondenza da un punto di vista anche, perché no, della fisica per esempio, della fisica moderna, della fisica quantistica, ma anche da un punto di vista filosofico, poiché anche i padri fondatori della filosofia occidentale avevano questa visione più unificante della vita, più universale, più cosmica, in cui al centro c'è proprio l'universo in quanto tale, con tutti gli esseri che tra di loro sono parte integrante e fondamentale per l'integrità globale del cosmo e dell'universo. Naturalmente questo è un principio base fondamentale all'interno della scienza dello yoga, che ha nel concetto di Dharma il suo elemento essenziale, fondamentale, fondante, sulla base del quale poi si fonda, come dire, un po' tutta la filosofia e tutti i principi dello yoga. Quindi il concetto di Dharma, di ordine cosmico etico. In questa visione, quindi, più unificante, non divisiva, ma appunto nella quale io so che se l'altro vince, se l'altro è felice, contribuisce anche alla mia felicità, al mio benessere, trova allora riscontro una modalità di comunicare che è basata non più sul paradigma io vinco, tu perdi, ma su un paradigma invece io vinco, tu vinci, cioè vinciamo insieme, perché se tu vinci anche io sono felice. Perché se tu vinci anche io vinco, e quindi una modalità che è basata sui valori, basata sui bisogni, sulla comprensione dei bisogni profondi che stanno dietro una modalità comunicativa, su una modalità che è basata sui valori che condividiamo e quindi al raggiungimento di un obiettivo comune piuttosto che al mantenimento di una posizione. Quindi invece piuttosto che al mantenimento di un fortino e del racchiudersi dentro un fortino e, come dire, arroccarsi per difenderlo, invece condividere degli obiettivi, condividere dei valori. Controlla l'audio, perché probabilmente sei in mute, non si sente l'audio.
Benissimo, mi dicono che non si sente l'audio, sono molto contento. Controllo se è in mute. È acceso? Questo è acceso. Questo è acceso, sì. Ed è in mute? No. Non è in mute? No. Le batterie dentro ci sono. Questo è acceso. L'hai questo acceso? È acceso. L'hai acceso anche? Là è tutto acceso. Mi dispiace. Tutti controlla. John, se vai avanti. Tutti dicono così? Alcuni. Adesso alcuni, vado in carica da Rani. Perché... Vabbè, tu vai avanti. Bene. Mi spiace, ci sono a quanto pare dei problemi di natura tecnica. Io continuo nella mia esposizione sperando che quello che sto condividendo con voi arrivi. E come vi dicevo, appunto, l'aspetto essenziale, fondamentale, quindi, è la comprensione di questi due diversi modelli di comunicazione. Un modello basato su posizioni e un modello basato invece su valori. Ecco, il modello basato sui bisogni e sui valori ha come aspetto essenziale, fondamentale, il concetto di darshana, il concetto di intuizione. Il concetto di darshana è un aspetto centrale all'interno della scienza dello yoga, perché individua l'intuizione profonda, cioè l'intuizione e la visione che quindi si collega al concetto di empatia e che va oltre il concetto di io e mio, bensì si situa su un concetto di noi, e quindi è una visione che trascende il piano identificante e il piano dei condizionamenti, per situarsi invece in una modalità più osservativa di condizionamenti e di false identificazioni, proprio per porsi nell'attitudine osservante di sé, dei condizionamenti, delle false identificazioni, e quindi, come dire, avvicinarsi a quella modalità che più è vicina all'essenza e alla natura dell'essere vivente, che è quella proprio del sé, del nucleo del sé. A questo livello, quindi a livello del darshana, a livello quindi del piano più intuitivo e quindi più profondo, ecco, lì c'è la condivisione dei bisogni, lì c'è la condivisione dei valori, lì c'è la comprensione dell'importanza del vincere insieme. Quindi, abbiamo detto, due sono i paradigmi di comunicazione, uno basato su una modalità per posizioni e quindi un arroccamento su delle posizioni individuali e quindi nella sfera dell'ego, l'altro invece il paradigma di comunicazione basato invece su bisogni e valori e quindi che accoglie il piano più intuitivo, il piano del darshana, dello sviluppo più profondo. Ed è questo piano, il piano dell'intuizione, del darshana, che è quello che caratterizza l'essere umano. Ovvero tutti gli esseri umani hanno in potenziale questa capacità, quella di comunicare sul piano intuitivo. È che a causa di un processo atrofizzante, proprio in virtù della presenza di un altro paradigma, di altri schemi e di schemi che si sono strutturati nel profondo, ha perso questa modalità di comunicare. È proprio un po' come una persona che immaginiamo abbia così, sia stata caratterizzata da un incidente e gli debba essere ingessato un arto, per esempio, una gamba, e quindi la gamba diciamo che rimane così fuori uso per un po', bene, i muscoli di quella gamba si atrofizzano. E quindi la persona, come dire, nel momento in cui poi viene rimosso il gesso, non riesce a camminare subito, ha bisogno di fare fisioterapia, ha bisogno di riacquistare lo sviluppo di quell'arto. Ecco, la stessa cosa avviene anche sul piano dell'intuizione del darshana. Fin tanto che noi non usiamo quella facoltà che pure abbiamo potenzialmente, ebbene ci rimane, come dire, esclusa dall'ambito della nostra esperienza e abbiamo quindi bisogno di svilupparla. Abbiamo bisogno di svilupparla attraverso, evidentemente, esercizi opportuni, esercizi specifici proprio per dello sviluppo della capacità più intuitiva, più metacognitiva, più introspettiva, quella che è oltre il piano dell'esperienza cognitiva e dell'esperienza anche emotiva, ma che le trascende e che si situa proprio su quel piano più profondo e, come ho detto, caratteristico proprio degli esseri umani. Perché non riusciamo a fare questo? Come mai non riusciamo quindi a situarci
su questo piano della comunicazione e quindi della comunicazione più intuitiva e più del darshana, non riusciamo proprio perché si sono strutturate nel corso del tempo delle false interpretazioni, dei falsi condizionamenti, dei schemi strutturanti e devianti, distorti, che appunto ci hanno allontanato dall'uso di quella specifica facoltà, che è più profonda, che è più vera, che è più sana, che è più naturale, consona e che ci appartiene. Facendo questo, e quindi situandoci in una modalità di un paradigma di sviluppo personale ed esperienziale, più di carattere appunto cognitivo, razionale, logico, o identificante sul piano emotivo e quindi identificati con schemi, abbiamo perso quindi quella capacità, abbiamo perso quella modalità. La scienza dello yoga ha proprio questa caratteristica, quella di far riemergere, di far sviluppare questa capacità più intuitiva dell'essere vivente. Ed è proprio quella che connette, perché in quanto unificante, non divisiva, unette ad un piano più profondo, connette ad un piano che collega tutti gli esseri viventi e quindi di uno sviluppo, consente uno sviluppo più profondo che inerisce i piani della condivisione, dell'ascolto, del rispetto, della lealtà, dell'onestà e della comprensione del bisogno, come vi dicevo, di vincere insieme. Da questo punto di vista, quindi, possiamo identificare genericamente che un essere vivente, prendiamo l'essere umano perché è quello che più ci caratterizza, ma naturalmente il piano della relazione lo possiamo estendere a tutti gli esseri viventi, perché il paradigma vincente è quello dell'empatia universale e quindi non soltanto in modo esclusivo, ma appunto unificante. Tutti gli esseri viventi, al di là di razza, al di là del colore della pelle, al di là delle piume o delle squame, ma appunto per tutti gli esseri viventi. Comunque prendiamo come riferimento gli esseri umani per avere, come dire, un piano sul quale ragionare, sul quale riflettere insieme. Possiamo osservare che ogni essere vivente è caratterizzato sostanzialmente da due nuclei fondamentali, così a livello macro. Un nucleo che lo possiamo chiamare il nucleo della responsabilità e del potenziale individuale, ed è quel nucleo dove giacciono le infinite qualità, quelle qualità dell'essere vivente, dell'essere umano in quanto tale, cioè in quanto essere che trascende il piano dei condizionamenti. Ed ognuno ha a disposizione queste infinite qualità. Marco Ferrini recentemente, durante l'autunno, e mi vengono in mente qui due seminari, quello tenuto a Bassano del Grappa e quello tenuto a Milano, ha proprio sviluppato questo argomento, quello come dire, dello sviluppo delle qualità, no? Delle innate qualità. E nel corso di questi seminari ha appunto evidenziato che ognuno di noi ha in sé queste infinite qualità, quindi ognuno di noi ha in sé un nucleo, che è il nucleo della responsabilità e del potenziale individuale. Esiste poi anche un altro nucleo, che lo possiamo chiamare come il nucleo, la sfera del coinvolgimento e del condizionamento, ed è quel nucleo dove giacciono appunto le false credenze, gli schemi che si sono strutturati, le memorie emotive pregresse, le memorie emotive strutturate che si sono strutturate a quel livello da tempo immemorabile. Certamente in questa vita, e come spiega la scienza dello yoga, anche dal percorso eterno che è la vita stessa, no? E quindi anche come dire, attingendo a quello che anche lo stesso Jung chiamava come inconscio collettivo. Ecco, lì giacciono le false credenze, lì giacciono gli schemi strutturanti. Quando è questa seconda sfera, quando è questo secondo nucleo a prevalere, cioè quando l'essere vivente si comporta e, in base a quel processo, come vi ho detto, di atrofizzazione
della sfera intuitiva, della sfera del darshana, fa prevalere questa sfera, cioè la sfera del coinvolgimento, la sfera del condizionamento, allora le principali attitudini che emergono nel comportamento sono quelle del lamento, sono quella della generalizzazione, sono quella dell'addossare la responsabilità agli altri per il proprio fallimento, per le criticità della propria vita, emergono attitudini come un'assenza di proattività, quindi passività, oppure di distorsione della realtà, e quindi proiezione, quindi negazione, quindi rimozione interiore. E quindi, come dire, tutti quegli aspetti che portano poi il soggetto a vivere con sofferenza la propria vita, la propria esperienza di vita. Perché tutte le volte che c'è il lamento, tutte le volte che c'è l'addossare la responsabilità all'esterno, beh, lì giace veramente la sofferenza. E questo emerge quando facciamo prevalere dentro di noi la sfera del coinvolgimento, la sfera del condizionamento, quando è quella a prevalere rispetto al nucleo invece più profondo, che è quello della sfera della responsabilità e del potenziale individuale. Quando invece è questa sfera ad emergere prevalentemente, quando come dire, allegniamo questo ambito della nostra responsabilità, quando allegniamo questa sfera più profonda, questo nucleo che costituisce l'essenza dell'individualità dell'essere umano, allora emergono altri aspetti nella sfera del comportamento, che sono la proattività, che sono l'assunzione di responsabilità, che sono l'aumento del potere di scelta individuale, la consapevolezza del potere di scelta individuale, l'ascolto, la condivisione, la valorizzazione, e quindi la capacità di saper riconoscere le proprie scelte, e anche, perché no, la capacità di saper chiedere scusa, e quindi di correggere delle attitudini, e quindi di armonizzare delle attitudini, proprio per far espandere questa sfera più profonda. In una comunicazione di questo tipo, il soggetto è capace di comprendere, è capace di ascoltare i propri bisogni e i propri valori, e di saper ascoltare i bisogni e i valori dell'altro, ed è quindi capace di sapersi porre su un piano del raggiungimento degli obiettivi, quindi su un piano valoriale, e quindi che trascende il piano della posizione individuale, ma si pone sul piano degli obiettivi comuni da raggiungere. In una situazione di questo tipo, quindi, prevalgono i valori, prevalgono i bisogni comuni. Lì c'è la sfera del io vinco, tu vinci, io vinco. E quindi la sfera della negoziazione, come dire, ottimale, quella sinergica, quella che consente di raggiungere l'efficienza, l'efficacia anche, nell'ambito della comunicazione. Pensate a quali vantaggi straordinari possono essere ottenuti, ad esempio, in un ambito professionale come quello nella comunicazione tra avvocato e assistito, o tra infermiere e paziente, o tra dottore e paziente, o tra dottore e dottore, infermiere e infermiere, o tra insegnante e discente, o tra insegnante e insegnante. Sono tutti questi ambiti professionali che sono estremamente delicati, importantissimi. Mi piace definirli come, come dire, sfere professionali della trincea, della prima linea, perché lì c'è la comunicazione interpersonale più forte, quella dove si lavora proprio sul piano della sofferenza e sul piano della comprensione individuale, della comprensione interpersonale, e quindi della capacità di saper intervenire per creare benessere, reale benessere, oppure di creare sofferenza. Quindi a questo livello, cioè quando si riesce a sintonizzarsi su questo piano, cioè quando la sfera della responsabilità e del potenziale individuale viene adeguatamente sviluppato ed espanso, è esso a prevalere rispetto alla sfera del coinvolgimento, e quindi della sfera dell'influenza da condizionamenti e da strutture esterne. E quindi è lì che c'è un'esaltazione
del piano intuitivo di comunicazione e quindi di collegamento, di connessione. C'è una connessione profonda, perché è una comunicazione tra anime piuttosto che tra ego. E quindi prevale la condivisione, prevale il confronto, prevale l'ascolto. Tutto questo naturalmente è molto utile negli ambiti delle sfere professionali alle quali ognuno di voi appartiene, ma non soltanto nelle sfere professionali, che dire in ambito affettivo. Quanti danni vengono fatti quando non riusciamo a comunicare tra fratelli, quando non riusciamo a comunicare tra fratello e sorella o tra genitore e figli. Tanti danni, tanta sofferenza, tante energie perse, tanto tempo, tra virgolette, sprecato e salute che si perde. Il reale benessere inizia lì. Il reale benessere inizia valorizzando la relazione. Il reale benessere inizia valorizzando la capacità di saper comunicare. Ed è per questo quindi che è essenziale e fondamentale conoscere l'ABC e quindi conoscere cos'è benessere, cos'è relazione, cos'è comunicazione, qual è la sfera della responsabilità individuale, qual è la sfera del coinvolgimento emotivo e quindi essere consapevoli di quanto la nostra sfera di coinvolgimento emotivo e di condizionamento prevale rispetto alla sfera della responsabilità e del potenziale individuale. E questo è il piano quindi dell'autoconsapevolezza e quindi l'importanza dello sviluppo dell'autoconsapevolezza. Il vero benessere quindi si crea certamente, come dire, creando nuovi aspetti tecnologici, come questo che stiamo utilizzando, perché se non ci fossero queste strutture, queste telecamere e internet non potremmo comunicare adesso, e ve lo dice un ingegnere elettronico informatico, che appunto è passato attraverso uno studio logico-razionale per anni, per tanti anni, e che sta cercando di comprendere l'importanza poi di realizzare, attualizzare il vero benessere attraverso la comprensione di un valore più profondo che è proprio quello della relazione, quello della comunicazione. E se non partiamo da una conoscenza di noi stessi, questo valore non può essere veramente compreso. Non comprendendo veramente questo valore, tutti gli altri beni di natura materiale valgono zero, dicono le scritture dello yoga. Valgono zero perché? Perché magari creano benessere lì per lì, ma allo stesso tempo poi quel benessere reale, che consiste nel nostro essere autenticamente felici, stabili, e quindi nel saper controllare le emozioni, nel saper valorizzare il potenziale umano, e quindi creare sinergia, non si riesce ad attualizzare. È per questo quindi l'importanza della autoconsapevolezza. Per fare ciò, quindi per valorizzare l'aspetto di autoconsapevolezza, occorre conoscere quindi, come dire, le dinamiche profonde che portano all'autoconsapevolezza e quindi a quelle dinamiche, a quei principi che consentono di espandere la sfera della responsabilità individuale, del potenziale individuale, rispetto alla sfera del coinvolgimento emotivo e del condizionamento. Certo, è vero che anche in Occidente ormai esistono tanti tecniche, scuole che lavorano sul piano, sulla sfera del condizionamento e del coinvolgimento. Allo stesso tempo, lo yoga afferma, lavora sul piano del coinvolgimento personale, della responsabilità personale, quindi del nucleo essenziale fondamentale, perché lavorando su quello, espandendo quello, allora il piano del coinvolgimento emotivo troverà una sua dimensione diversa. Come dire, se hai una piscina con l'acqua sporca, certo, una modalità per sostituire quell'acqua sporca potrebbe essere quella di togliere il tappo, far fluire tutta l'acqua sporca, pulire tutta la piscina per bene, immettere di nuovo acqua pulita. Ok, questo è un metodo. Un altro metodo, dice lo yoga, è quello di immettere acqua pulita. Piano piano immettere acqua pulita. Immettendo acqua pulita, l'acqua sporca piano piano esce
È un metodo non invasivo che consente quindi di avere una piscina trasparente e pulita. Ed è questo quindi che insegna la scienza dello yoga, quello dello sviluppo della sfera della responsabilità attraverso tecniche di autoconsapevolezza. In questo senso, sia lo Yoga Sutra di Patanjali, sia la Bhagavad Gita affermano pratica costante, abhyasa. E quindi l'individuazione di esercizi specifici, che evidentemente non sono esercizi lineari, non sono esercizi collegati solamente sul piano logico-razionale, ma sono esercizi appunto che sviluppano il piano più dell'intuizione, il piano più del darshana, quel piano che, come vi dicevo prima, si è atrofizzato nel corso del tempo e che, se non utilizziamo, si atrofizzerà sempre di più e quindi sarà sempre più difficile saper utilizzare. E quindi esercizi che riguardano lo sviluppo della capacità immaginativa, della visualizzazione, della connessione, dell'ascolto, attraverso pratiche di meditazione, attraverso pratiche che, ripetute nel tempo, ripetute costantemente, anche e soprattutto attraverso la condivisione, consentano proprio piano piano di sviluppare quel potenziale umano innato che appartiene proprio alla sfera più profonda della responsabilità individuale, e facendo lavorare il quale il soggetto è sempre più capace di sviluppare consapevolezza di sé, dei propri bisogni, dei propri valori, e quindi, conoscendo se stesso, conoscere l'altro, conoscere i bisogni e i valori dell'altro, e quindi imparare a comunicare appunto sul piano che trascende la logica del io e mio, bensì che si pone sulla logica del noi, perché noi siamo parte di un'unica realtà. Questo è sostanzialmente quello che è importante sviluppare. Come sviluppare questo? Svilupparlo attraverso persone che evidentemente lavorano su questo piano, e quindi cercando, e in questo io vi incoraggio sempre di più, quelle scuole che vi indirizzino ad una consapevolezza più profonda di sé, che sì, considerano gli aspetti, come dire, di tecnica importanti, certo, all'interno della nostra scuola la tecnica viene considerata importante, quindi tecniche di comunicazione, di linguaggio, ma come afferma Marco Ferrini in diversi suoi lavori, come per esempio all'interno del suo lavoro come l'arte di parlare con il cuore, l'aspetto di tecnica e quindi, come dire, di modificazione del linguaggio rimane fino a se stessa se prima di tutto non modifichiamo noi stessi. E quindi la vera innovazione, il vero cambiamento nasce da dentro, nasce dallo sviluppo di quel potenziale profondo, da quella sfera profonda, da quell'ambito di responsabilità profondo individuale, dallo sviluppo di quel potenziale individuale che è la vera, come dire, il vero tesoro dell'essere umano, il vero tesoro dell'essere vivente, che tutti hanno, tutti gli esseri viventi lo hanno, solo che altri esseri viventi come gli animali, come le piante, non ne sono consapevoli. L'essere umano ha questa capacità, ha questa possibilità, può sviluppare il potere di scelta, e quindi vi incoraggio a cercare persone, scuole che vi aiutino a sviluppare questo piano più intuitivo. All'interno della nostra scuola, e quindi all'interno del centro studi Bhaktivedanta ed in particolare all'interno del percorso di counseling, offriamo proprio questo, offriamo quindi la possibilità di una condivisione su diversi piani, attraverso la condivisione nel gruppo, attraverso l'ascolto, attraverso per esempio lo sviluppo del teatro di improvvisazione, che è una straordinaria capacità di autoascolto, di osservazione e quindi di sviluppo di autoconsapevolezza, piuttosto che allo sviluppo anche di esercizi a dinamica attiva, di condivisione, di role playing, attraverso i quali poter sviluppare capacità osservative che vadano oltre il piano logico-razionale, oltre gli schemi, oltre la logica del giusto e del sbagliato, ma soprattutto attraverso una logica osservativa, interiore, profonda, interiore, che avvicini sempre di più all'autentica espressione di sé. Certo,
come spiego durante i seminari di formazione, durante i seminari di formazione in counseling, questo può risultare difficile online, cioè nel mentre le relazioni si sviluppano, nel mentre avviene la dinamica relazionale con l'altro. È per questo che la pratica di un percorso, lo sviluppo di un percorso e la pratica poi individuale, giornaliera, costante e quindi offline, consente di sviluppare e di espandere quel nucleo atrofizzato, no? Come dicevamo prima, che si è atrofizzato, e di espanderlo. E quindi è soprattutto attraverso la pratica offline, fuori linea, attraverso esercizi di autoconsapevolezza, di osservazione, di meditazione, di osservazione di sé e di condivisione con l'altro, magari di quelle dinamiche che hanno provocato sofferenza, che il soggetto può osservarsi come sé e, osservandosi come sé, sviluppare un'attitudine proattiva di cambiamento attraverso un modello rappresentativo che desidera raggiungere. E nel fare questo, quindi, espandere, no? Quel modello interiore che si è ridotto, espandere quella sfera di responsabilità che non si è sviluppata, proprio per diminuire l'effetto di quell'altra sfera del coinvolgimento, del condizionamento, rendendo invece in questo modo più proattiva la capacità umana di saper stare in relazione in modo autentico. E quindi il saper immettere acqua pulita all'interno della piscina in cui si è strutturata nel corso del tempo dell'acqua sporca che necessita di essere purificata. Ecco, queste sono un po', come dire, le condivisioni che io desideravo condividere con voi e sono qui nel tempo che ci resta e vedo che abbiamo ancora 20-25 minuti buoni. Desidero rispondere ad eventuali domande che voi avete specifiche sulla base di quello che io, come dire, ho portato alla vostra attenzione, che vi ricordo sostanzialmente sono l'importanza della relazione come bene prezioso, come bene fondamentale, al di là di tutti gli altri beni materiali, e quindi l'importanza di saper sviluppare la relazione, la consapevolezza dei due diversi paradigmi comunicativi che sono oggi presenti, l'uno il più sviluppato, ahimè, che è quello del paradigma di comunicazione basato su posizioni e quindi, come dire, io vinco, tu perdi. L'altro invece che è il paradigma più intuitivo, più autentico, quello basato su valori e su bisogni, che è il paradigma del vinciamo insieme, basato sul concetto di noi, non di io e mio. E che questo secondo prevale nel momento in cui a livello comportamentale in ciascuno si sviluppa in modo prevalente la sfera della responsabilità individuale e del potenziale individuale rispetto all'altro nucleo che è presente, che è la sfera del condizionamento, è la sfera del coinvolgimento emotivo, del condizionamento e delle false credenze che si sono strutturate, quelle che ci portano a sviluppare anche sensi di inferiorità, che ci portano a sviluppare sensi di colpa, che ci portano a sviluppare distorsioni, generalizzazioni, tutti quegli aspetti distorcenti della mente che, come dire, ci danno una rappresentazione della realtà che ci appare come reale, ma che reale non è, perché è una proiezione di credenze che si sono strutturate. E sono proprio quelle false credenze che vanno destrutturate, che vanno, come dire, opportunamente armonizzate attraverso lo sviluppo del potenziale individuale e quindi situandoci sempre di più in una modalità più profonda, la modalità che abbiamo definito del darshana. È interessante questo termine darshana, che deriva dalla radice verbale drish, che significa vedere, intuire, ma è un vedere intuitivo, è un vedere non con gli occhi, il darshana, il vedere con gli occhi è pratyaksha. Ok, pratyaksha è il vedere con gli occhi, ma il vedere interiore invece è darshana,
ed è quello veramente interessante da sviluppare, perché è un vedere più intuitivo, un sentire intuitivo, che è quello che connette, che è quello che connette su un altro piano, e quindi connette sul piano dei valori, dei bisogni. Questo piano si sviluppa evidentemente non attraverso l'ampliamento, lo sviluppo e l'utilizzo della logica e della razionalità, che sono evidentemente strumenti importanti, ma si sviluppa attraverso esercizi su un piano intuitivo, su un piano appunto che vanno oltre il piano lineare, ma sono su un piano, se vogliamo, più trascendente, più modulato, più creativo. Ecco, la sfera della creatività. Infatti all'interno dei nostri percorsi formativi utilizziamo molto la creatività attraverso l'uso anche, come vi dicevo prima, del teatro di improvvisazione, piuttosto che del canto, piuttosto che dell'ascolto di suoni, di musica e dell'osservazione del piano emotivo e dell'utilizzo della meditazione come elemento di ascolto di sé. Ok, io posso ricevere le domande sul piano qui su WhatsApp, e quindi in qualsiasi momento me le potete fare. Ecco, l'aspetto che caratterizza il nostro percorso formativo lo potete come dire comprendere meglio accedendo al nostro sito di counseling, csbcounseling.org. Lì potete, vi incoraggio, leggere le testimonianze dei nostri corsisti e il blog, perché sono un'occasione davvero straordinaria, spontanea, autentica di quello che noi sviluppiamo, e quindi quello che grazie al lavoro di Marco Ferrini abbiamo saputo sviluppare attraverso questi anni di formazione, in cui ci siamo concentrati soprattutto sullo sviluppo della relazione, perché appunto abbiamo osservato come questo sia essenziale e fondamentale. Devo dire che all'inizio del percorso di formazione in counseling, quindi parliamo di 10 anni fa, personalmente, da ingegnere quale ero, sì, certamente sono, abbiamo sviluppato un percorso che era molto, come dire, sistematico e quindi in qualche modo anche organizzato su un piano teorico e pratico, via via, poi abbiamo percepito quanto invece fosse molto più importante sviluppare il piano creativo, intuitivo, interattivo, dinamico, ed è per questo che negli ultimi anni si è sviluppato un percorso che è molto più orientato in questa direzione, perché è quella direzione su un piano didattico che consente lo sviluppo autentico delle potenzialità individuali, che è il vero scopo poi del nostro percorso. Ecco, da Alessandro mi chiede: ho perso il primo punto sull'importanza della relazione, puoi riassumerlo? Certo, e certamente ti ringrazio per darmi questa possibilità di espandere questo concetto, perché vedi Alessandro, io all'inizio di questo incontro affermavo come oggi si dia importanza sul piano dell'utilità e sul piano del benessere a beni che sono più su un piano materiale, come per esempio avere un buon lavoro, avere una bella casa, avere una buona macchina, sono certamente tutti aspetti importanti. E desidero anzi valorizzare l'importanza di questi argomenti, di questi aspetti, di questi beni. Un conto in banca che consenta di non avere preoccupazioni, certamente. Allo stesso tempo si è trascurato il concetto di relazione, cioè il bene della relazione, il bene della relazione in quanto tale, ovvero di ciò che unisce, di ciò che lega, l'importanza del sentimento che si prova quando si incontra un amico e col quale si possono condividere delle esperienze.
l'importanza del condividere con un collega di lavoro un progetto, dell'ascoltare il progetto di un nostro collega di lavoro, l'importanza di valorizzare una proposta che può arrivare da un nostro collega di lavoro, la straordinaria importanza del guadagno e del beneficio che ottiene l'altro e sentirlo come mio. Quindi la relazione in senso lato, ok? Che evidentemente nasce dalla valorizzazione di un concetto di noi, piuttosto che di un concetto di io e mio, e che nasce dall'esaltazione, dallo sviluppo di quella sfera profonda che ci appartiene, che è la sfera della responsabilità individuale, del potenziale individuale. Ecco, questo bene, il bene della relazione è estremamente importante. E quindi se già con questo incontro in voi, come dire, si espande questo concetto, si mantiene questo concetto, si sviluppa questo concetto come l'importanza della relazione, già io sarei molto contento. E quindi poi come fare? Come sviluppare la relazione? Come dare importanza alla relazione? Perché se in ambito lavorativo io metto al centro la relazione, se in ambito affettivo io metto al centro la relazione, se in ambito amicale io metto al centro la relazione, tutto il resto poi, come dire, gravita attorno a questo valore importante, essenziale, a questo nucleo centrale, allora tutti gli altri beni assumono veramente importanza, altrimenti valgono zero. E questo è il concetto dello yoga, perché lo yoga è relazione, lo yoga è connessione. Certamente lo yoga spiega che la relazione più importante è la relazione con l'assoluto, no? Yoga, yuj, unire, collegare, e quindi collegare l'essere individuale all'assoluto, quindi creare relazione tra la coscienza individuale e la coscienza cosmica. E questo poi il fine supremo dello yoga, creare relazione. E poiché ogni aspetto su un piano materiale, e quindi degli elementi, diciamo così, della sfera materiale, li possiamo identificare come aspetti proiettivi che provengono da un piano dell'assoluto, da un piano dell'assoluto, è evidente che l'aspetto di relazione sul piano appunto materiale individuale è parimenti centrale, essenziale, fondamentale, proprio perché ha il suo assunto sul piano dell'assoluto. Cioè la relazione sul piano dell'assoluto è l'obiettivo ultimo, e quindi la valorizzazione della relazione sul piano nominale, sul piano fenomenico e sul piano proprio materiale è evidentemente la centralità poi dell'esperienza umana. E attorno a questo valore poi si crea il reale benessere, la reale assunzione di responsabilità, e quindi si crea sinergia, e quindi si crea condivisione, si crea ascolto, si crea l'autentico benessere. Il vero benessere è la creazione della relazione. Per creare relazione bisogna saper comunicare. Per saper comunicare bisogna sapere cos'è empatia. E quindi da relazione abbiamo detto l'importanza dell'empatia e l'importanza della comunicazione. Comunicazione, abbiamo detto, due paradigmi essenziali, fondamentali. Il paradigma più centrato sull'ego, che è quello evidentemente vigente, che distrugge la relazione, magari crea benessere lì per lì, ma non a lungo termine, e il paradigma invece centrato sui valori, sui bisogni, sull'autenticità, che è basato proprio sul nucleo essenziale, fondamentale del potenziale umano di ogni essere vivente. Lì si crea autenticità, lì si crea sinergia. Come affrontare, un'altra domanda, come affrontare il fatto che un certo tipo di comunicazione ci ha fatto soffrire e perdere la fiducia in una comunicazione felice con un certo interlocutore? Dirlo così, Tokur? Questa è Daniela, quindi ripeto la domanda di Daniela. Come affrontare il fatto che un certo tipo di comunicazione ci ha fatto soffrire e perdere la fiducia in una comunicazione felice con un certo interlocutore? Dirlo così, Tokur? Ok,
Innanzitutto, Daniela, è importante per te imparare ad osservarti dentro, cioè osservare come quella comunicazione che prima era, tra virgolette, felice, diventa poi causa di sofferenza. Evidentemente, quella comunicazione che prima era felice era basata su una modalità e su un paradigma che aveva delle lacune. Perché se così non fosse stato, quella comunicazione, quella modalità sarebbe stata più stabile. Quindi, innanzitutto, osservare sulla base di quali valori, di quali motivazioni era basata la comunicazione prima, no? Che avendo delle lacune, avendo così delle fratture, si è poi disgregata, no? Un po' come costruire un palazzo su un terreno argilloso e senza delle adeguate fondamenta, e quel palazzo poi piano piano crollerà. Perché? Perché era basato su delle fondamenta che non erano stabili. E quindi prima interrogarsi su dove è stata costruita quella relazione, su quali basi valoriali è stata costruita quella relazione. E questo può essere importante, perché se c'è l'interesse, se c'è il desiderio, si può riprendere in considerazione l'opportunità di ristrutturarla quella comunicazione. E quindi nel basare, nel fondare la relazione con se stessa e con l'altro sui valori, e quindi cercando una comunicazione sui valori, ricostruire un qualcosa su una base fondante più strutturata, più profonda, e che quindi come dire, garantisca una maggiore solidità poi a lungo termine. Quindi prima di tutto questo, e poi osservare te, come ti senti, come stai, e il tuo desiderio proprio di autenticità e quindi di costruire. Il mio desiderio è sempre quello di osservarsi quanto siamo nel lamento e quanto riusciamo ad essere proattivi in un senso costruttivo. Certo, il lamento all'inizio può servire, può essere utile, perché ci può far osservare quello che non è andato, appunto, quindi per esempio gli elementi strutturanti falsi di relazioni pregresse. Ma se rimaniamo nel lamento, se diventa quella la modalità nella quale noi persistiamo, evidentemente vuol dire che sta prevalendo in noi quella sfera del condizionamento, quella sfera del coinvolgimento emotivo, che non ci consente quindi di valorizzare la sfera della responsabilità individuale, del potenziale umano, che è l'altro aspetto che caratterizza ognuno di noi, anche te. E quindi osservati in questo senso, diventiamo osservatori, diventiamo degli osservatori, osserviamo quanto sto nel lamento, quanto invece riesco a pormi in una modalità più proattiva, costruttiva e di prospettiva con me stesso e con l'altro. Nell'interrogarci su questi aspetti possiamo osservare, come dire, quegli aspetti di noi che evidentemente possono essere ricalibrati, no? Che possono essere modificati. Ed è proprio lì che noi ci costruiamo, è proprio lì che noi diventiamo persone migliori e quindi cresciamo verso piani di consapevolezza superiori. È proprio nelle difficoltà. Proprio oggi pomeriggio ho avuto la fortuna, sono quei momenti di darshana, sono quei momenti di darshana e di incontro estremamente preziosi, di condividere un momento di scambio con il maestro, con Marco Ferrini. E proprio in questo momento di scambio ha condiviso l'importanza per noi, a qualsiasi livello, in quel momento stava parlando di se stesso, di saper affrontare i momenti di difficoltà e di critica, e quindi anche di come dire, appunto di criticità, no? A vari livelli, e di saperli osservare come momenti di incontro e di crescita, proprio per testarci di dove siamo, cioè dove sono io in questo momento, come sto affrontando questo aspetto della mia sfera relazionale e del mio rapporto con gli altri, perché è proprio lì che possiamo crescere, è proprio lì che possiamo testarci, provarci e quindi modificare delle attitudini, delle modalità per porci su un piano più proattivo e costruttivo. Tanto più rimaniamo nella
nel lamento e nel attribuire la responsabilità all'altro, tanto più evidentemente ci impediamo di crescere. Questo è un aspetto importante, quindi ti incoraggio ad osservare queste dinamiche dentro di te e quindi a cosa puoi fare per proporti in modo proattivo e quindi su un piano dei valori, sul piano dei bisogni. Quando si riesce a fare così, è esperienza mia, per quel poco che è la mia esperienza in questo ambito, per gli insegnamenti che sto ricevendo, per quello che studio e quello che cerco di sperimentare, più delle volte si riescono a superare dei limiti che appaiono come insuperabili. Caro Andrea, volevo chiederti qual è la differenza tra la comunicazione empatica e la comunicazione non violenta. Grazie. Andrea, che è un nostro corsista della sede di Treviso. Andrea, in realtà sono due sinonimi, ok? Certamente. Sono due sinonimi perché la comunicazione non violenta è una comunicazione empatica. Perché la comunicazione non violenta, ahimsa, è quella che si pone nell'attitudine di non nuocere. Ahimsa vuol dire non nuocere. E quindi per non nuocere significa che sono capace di pormi nella sfera della comunicazione del noi, piuttosto che dell'io e mio. E quindi sono capace di pormi nell'attenzione dell'ascolto, dei bisogni, dei valori dell'altro, dei miei valori, dei miei bisogni, e quindi di pormi in una attitudine di condivisione, quindi di progettualità. Perché la mia attitudine è quella di non nuocere, imponendo una visione o rimanendo nell'aspettativa e nella pretesa che la mia visione sia quella giusta e quella dell'altro sia quella sbagliata, ma anzi di pormi nell'attitudine dell'ascolto del punto di vista dell'altro. Quello che manca oggi, e che rende una comunicazione violenta, è perché non c'è un'adeguata attitudine nell'ascolto. Le persone spesso si parlano l'una sull'altra, vuol dire che non stanno ascoltando quello che l'altro sta dicendo, proprio perché si pongono nell'attitudine della posizione, dell'io e mio, la mia posizione è giusta a priori, perché è la sfera del coinvolgimento emotivo e del condizionamento che prevale rispetto alla sfera della responsabilità e del potenziale umano. E quindi prevalendo quello prevale la sfera egoica, prevale la sfera dell'io e mio. Invece, in una comunicazione non violenta, assunto il principio di base di non nuocere, quindi di ascoltare, nasce automaticamente l'empatia, perché, divento capace di ascoltare l'altro, di ascoltare i bisogni dell'altro, i bisogni che si celano dietro all'altro, e quindi mi pongo in un'attitudine del valorizzare la visione anche dell'altro, cercandola di comprendere. È lì che nasce la sinergia. All'interno di un progetto questo è essenziale, fondamentale, perché è dalla sinergia che c'è la crescita, c'è una crescita esponenziale della capacità creativa, del contributo che ciascuno può portare. E pensate un po' se all'interno di un corpo, questo esempio non è mio, questo esempio è del maestro, di Marco Ferrini, pensate un attimo se all'interno di un corpo il cuore lavorasse in modo autonomo, e volendo avere ragione su tutti gli altri organi. Pensate se la milza volesse avere ragione sullo stomaco e lavorasse in modo autonomo, io è mio, io lavoro a prescindere dagli altri, non mi interesso rispetto a quello che svolgono gli altri, sarebbe incredibilmente distruttivo. Tutti gli organi cooperano, tutti gli organi sono in comunicazione tra di loro, ciascuno è lì perché quello è il suo ruolo, quella è la sua funzione e coopera con gli altri, e non c'è un organo che è meno importante rispetto agli altri, sono tutti importanti, tutti comunicano tra di loro, c'è un sistema informativo dentro il nostro corpo che è straordinariamente efficace e sofisticato. Una rete di comunicazione straordinaria, tutti gli organi comunicano istantaneamente, tutte le cellule comunicano istantaneamente tra di loro, proprio per il benessere olistico.
quindi che dire all'interno di un ambito lavorativo, all'interno di un'azienda, all'interno di una famiglia. Quindi il sistema della di comunicazione dovrebbe essere in questo senso sviluppato, e da lì si crea veramente la sinergia e l'autenticità, perché lì c'è l'unicità dell'esperienza, lì si vive un aspetto proprio unificante dell'esperienza, non divisivo, ma unificante, e quindi un'esaltazione. Lì c'è la salute, lì c'è il reale benessere, altrimenti c'è la malattia. Ok, vedo che non ci sono altre domande. Io vi ringrazio, se ci sono altre domande naturalmente io sono ben pronto a riceverle, e se non ci sono altre domande io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato a questo incontro. Se avete desiderio di approfondire questo percorso formativo, che evidentemente, come vi dicevo, si può sviluppare attraverso, come dire, una autentica osservazione di sé con il desiderio di sviluppare il potenziale umano, vi incoraggio a visitare i nostri siti, in particolare in questo caso quello del percorso formativo in counseling. Il prossimo incontro qui a sedi unificate sarà il 19 e il 20 di gennaio, in cui tra l'altro, e questa è una notizia che do che non era nota prima, avremo la fortuna di ascoltare le lezioni di Marco Ferrini, che svolgerà le lezioni il sabato pomeriggio e la domenica mattina, e per il resto invece delle due giornate, di sabato e domenica, i docenti svilupperanno l'argomento attraverso esercizi a dinamica attiva e di ascolto e di sviluppo appunto della consapevolezza di sé. Quindi vi incoraggio a partecipare e a intraprendere un percorso a prescindere, ecco, questo sì, sviluppate il vostro potenziale umano, sviluppate la vostra sfera di responsabilità individuale, il vostro potere di scelta in modo autentico attraverso lo sviluppo del vostro potenziale che ognuno di voi ha. E noi siamo naturalmente qui pronti ad aiutarvi in questo senso. Grazie, buona serata e